Abbiamo comprato un camper, che è come una casa, solo che c'ha le ruote. Se ti svegli all'improvviso, sbatti la testa. Non puoi andare in cucina quando c'è il cane in mezzo. Il WC ruota e non hai bisogno di uscire per andare a prendere la macchina, perché è già attaccata alla casa. Vai, vai, inizia ad accendere che partiamo. Prima di partire vi faccio vedere gli upgrade che ho fatto. A partire dal nome, Marlinda. Cioè, in pratica il camper era un Marlin 57. Noi abbiamo verniciato di bianco il 57 e appiccicato due lettere. Dello stesso identico fonte e colore, come potete vedere. Cioè, siamo un ingegnere e una designer. E questo è il meglio che siamo riusciti a fare, vabbè. Altro upgrade, impianto a litio da quasi 3 kWh che ho progettato per lavorare da remoto in giro per l'Eurasia. E a proposito, ditemi nei commenti se volete qualche puntata di Pitone on the road. È arrivato anche Starlink, che devo ancora pensare come fissarlo sopra il tetto. Ma l'upgrade più importante me l'avete consigliato voi. Una mensolina pieghevole per la cucina. No, scherzo. Dato che avete raggiunto 1000 likes nel video dove accendo la macchina con le impronte digitali, oggi realizzerò un rilevatore antisonno che mi sveglia con una tromba da stadio. Che più che da stadio è da guerra. Ha una potenza di 200 watt e arriva fino a 150 decibel. Ho paura anche solo a provarla. Tienimi il polo positivo qui sulla batteria. Ce li hai i tappi, sì? Ma stai scherzando? Ti fa vibrare gli organi questa cosa. Cioè, ti svegli anche dal sonno eterno. Ora, questa bestia dobbiamo attivarla quando il conducente si sta addormentando. Che si sveglierà è sicuro. Che gli verrà un ictus, possibile. Ma la vera domanda è: come facciamo a rilevare che il conducente si sta addormentando? Ci sono un'infinità di modi, dai più semplici che rilevano la postura, in particolare l'inclinazione della testa, ai più sofisticati che rilevano lo sbattere delle palpebre, le variazioni della traiettoria di guida ed altri indicatori di sonnolenza. Per questo tutorial partirei da un sistema semplice che chiunque di noi possa realizzare. Così semplice che sarà costituito da soli componenti elettronici, senza alcun codice di programmazione. Ma se vuoi diventare programmatore, esperto di sicurezza informatica, di analisi dati o altre professioni digitali, contatta Epicode, una fantastica Tech Academy che in soli 3 o 6 mesi di corsi 100% online ti forma a livello professionale, aiutandoti a trovare il lavoro che sogni. Link in descrizione. Dicevo, il nostro sistema antisonno sarà costituito da semplici componenti elettronici. Questo, infatti, è un economicissimo tilt switch e funziona in modo molto semplice. Se è in posizione verticale, si fa attraversare da una corrente. Se invece è inclinato, la interrompe, perché contiene una sferetta metallica che chiude o apre un contatto elettrico a seconda dell'inclinazione. Possiamo perciò collegare un tilt switch alla testa del conducente per rilevare quando la inclina, perché si sta addormentando, e attivare così la tromba per svegliarlo. Piccolo problema: la tromba è molto potente, richiede 200 watt. Significa che alimentandola con batteria a 12 volt assorbirà più di 16 ampere, una corrente che potrebbe fondere questo tilt switch che supporta correnti ridotte. Allora, come facciamo ad attivare un carico potente tramite un segnale di bassa corrente? Vi presento il relè. No, questo è il phone. Il relè, un dispositivo atto proprio a tale scopo. Il suo principio di funzionamento è fighissimo. Possiede una bobina che, se attraversata da una bassa corrente, genera un campo elettromagnetico che attrae un'armatura metallica chiudendo un contatto sul quale può passare un'altissima corrente. Allora, connettiamo il tilt switch alla bobina e la tromba al contatto e alimentiamo il tutto con la batteria al litio del camper. Più precisamente, collego il più della batteria al tilt switch, lo switch alla bobina del relè e l'altro capo della bobina al meno della batteria. Infine collego il più della batteria al terminale comune del relè e la tromba al contatto normalmente chiuso, che significa che è chiuso quando la bobina non è alimentata. C'è anche il contatto normalmente aperto, che funziona in modo inverso. L'altro polo della tromba va al meno della batteria e il circuito è pronto. Ora, finché il conducente rimane sveglio
sveglio, il tilt switch è dritto, perciò il suo contatto è chiuso. Quindi la bobina è alimentata da una corrente, quindi il contatto del relè è aperto. Perciò la tromba se ne sta zitta, perché non viene alimentata. Ma quando l'autista si addormenta, il tilt switch si inclina, il suo contatto si apre, la bobina è disalimentata, il contatto si chiude, la tromba viene alimentata... E mi viene un infarto sicuramente. Sto cercando di parlare senza inclinare la testa, perché ho montato qui il tilt switch su delle vecchie auricolari e i cavi vanno al relè e alla tromba, che sono già connessi alla bus bar della batteria. Già un upgrade che devo fare è mettere un interruttore che bypassi il tilt switch, perché se adesso me lo voglio togliere, la tromba suona. E a proposito di upgrade, se anche questo video arriverà a 1000 mi piace, realizzerò un nuovo dispositivo per Marlinda. Pensavo ad un allarme infrarossi o qualcosa di simile, perché non sempre viaggeremo per luoghi sicuri. Ma datemi voi qualche altra idea stimolante che possa servire in un camper. Ora facciamo qualche test. Innanzitutto mettiamo il sedile in posizione verticale, perché molte persone guidano col sedile tutto sdraiato e... Meno male che queste cuffie in-ear insonorizzano un pochino. Insomma, bisogna guidare dritti dritti per rimanere svegli e vigili. Ora però mi viene un dubbio: se vado in uno sterrato e prendo una buca, e c'ho paura che la pallina dentro il tilt switch salti ed apra il contatto e la tromba suona. Quindi proviamo a simulare una buca. Proviamo con una buca più grossa. Basta, dai. Fa troppo ridere, se non fosse che mi sta tipo vibrando l'esofago. Vabbè dai, ora facciamo il vero test, quello dell'inclinazione della testa per simulare un profondo assopimento. E cavolo se funziona, ma bisogna inclinare la testa davvero tanto affinché funzioni. Cioè, uno deve addormentarsi proprio profondamente. E se sta guidando su una strada con molte curve, basta si addormenti per un istante e va già fuori strada. Però, se la strada è dritta, magari un'autostrada, lì uno fa in tempo ad addormentarsi anche tanto prima di andare fuori strada. E magari inclina la testa tanto che il sistema fa in tempo a svegliarlo. Quindi, in alcuni casi, questo marchingegno potrebbe già prevenire un incidente. Anche se sconsiglio vivamente di mettersi alla guida con addosso un dispositivo così rudimentale, che abbiamo realizzato giusto per imparare qualche nozioncina di elettronica facendoci due risate. Posso? No. Amore! Ma se volete che faccia degli upgrade per arrivare a un prototipo più affidabile e funzionante, magari con riconoscimento facciale che rilevi segni di affaticamento, fatemi sapere nei commenti. Tra l'altro ragazzi, dopodomani partirò per un lungo viaggio, quindi nei prossimi mesi non avrò accesso al mio solito studio e perciò registrerò tutto qui in camper. Datemi qualche idea su come arredarlo per avere uno sfondo interessante. Male che vada, ci appicci con un green screen, è fatto. Prima di concludere voglio fare un grandissimo, sincero ringraziamento a te, proprio tu, che in questo momento stai dall'altra parte dello schermo e stai editando questo video. Forse non ti ricordi, ma questo mese compiamo un anno di collaborazione. Sì ragazzi, scusate, sto parlando con Fabio, il mio fantastico video editor. Che chiamare video editor è riduttivo, perché tantissime idee geniali che vedete, sia nei video che negli short, sono totalmente di sua invenzione. Dal primo video realizzato insieme a gennaio dell'anno scorso, dove indovinavo il vincitore di Sanremo con Python, fino a questo che stai editando adesso e non vedo l'ora di vederlo. Quindi, grazie infinite davvero. E ragazzi, auguro a tutti voi un felicissimo 2024. Io a breve parto, fatemi gli auguri, ma soprattutto statemi tanto bene e come sempre buona programmazione. Fammi giusto chiudere le cappelliere stile aeromobile e guarda la maestosa Chiara Maddalena, ha già scelto il posto migliore.